Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo i 5 errori principali che si vedono nell'alimentazione, che normalmente la gente fa. Dai, ancora, non prega, spara una, dai, su, 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 su. Dai, com'è, giù, com'è, giù, com'è. Dai! Ora, questo video è basato un po' sulle domande che mi vengono fatte nei Q&A di Instagram. Se mi seguite su Instagram sapete che il giovedì e la domenica, che tipicamente sono i miei giorni di riposo e ho un po' più di tempo libero, faccio dei box di Q&A e rispondo alle vostre domande. Meno male tutte quelle a cui riesco a rispondere, che sono interessanti anche per altri. Un po' le domande che magari mi permettono delle risposte ironiche ogni tanto. E quindi ho, diciamo, raccolto un po' quelli che sono degli errori che vedo fare per quanto riguarda l'alimentazione. Nel prossimo video andremo a parlare di allenamento, ma oggi ci concentriamo sull'alimentazione. Quindi ho raccolto 5 errori principali che la gente tende a fare abbastanza comunemente. Questo video li andremo a vedere uno per uno. Allora, il primo errore principale che vedo è la fissazione del dover fare un certo numero di pasti. Ho già fatto un video in merito al numero di pasti ideale da seguire e abbiamo visto che orientativamente va dai 3 ai 6 pasti in base alla vostra organizzazione. Però molte persone hanno comunque l'idea che più pasti facciamo meglio è, o comunque cercano di stare sui 6 pasti al giorno, tipica dieta da bodybuilder pro. Ora il discorso è che è molto soggettivo, come ho detto nel video, quindi comunque rimando a questo video che ho fatto, però è molto soggettivo, nel senso che dobbiamo basarci più su due fattori: uno organizzativo, sia concretamente se siete al lavoro, se siete sempre in giro, magari in macchina eccetera, magari 6 pasti sono difficili da fare, ma e quindi in questo caso vi converrebbe stare un filino più bassi, scendere per esempio a 4 o anche 3 pasti. Dall'altro punto di vista, anche come reagisce il vostro sistema gastrointestinale. E qua non c'è un giusto o sbagliato, perché molte persone hanno una motilità gastrica molto più lenta, quindi in questo caso fare meno pasti, anche se più calorici, conviene, perché ad esempio spezzare un pasto in due e dividerlo in due pasti più piccoli, a distanza magari 3 ore l'uno dall'altro, ci porterebbe ad arrivare al secondo pasto dopo 3 ore, che ancora non abbiamo finito di digerire, quindi possiamo riscontrare fenomeni di fermentazione piuttosto che reflusso, eccetera. Quindi in questo caso, anche se le calorie sono tra virgolette tante, mettiamo 500 calorie e 500 calorie, mi conviene unire questi due pasti e fare un unico macropasto da 1000 calorie, ma dal punto di vista gastrointestinale la cosa sarà migliore, andrà meglio. Mentre altre persone, per un discorso magari di capienza dello stomaco, capacità gastrointestinale, invece si trovano molto meglio a dividere, cioè hanno una motilità gastrica molto più veloce e quindi dividendo i pasti riescono non soltanto a mangiare di più, che in fase di bulk è molto molto interessante ed importante, ma anche a digerire meglio. Quindi basatevi sull'organizzazione, quello che concretamente riuscite a fare, e sulla vostra capacità di digestione, quindi come vi trovate meglio con il pancino. Per cui 3-6 pasti va tutto quanto bene. Il secondo errore che vedo fare è non curare il timing. Quando parliamo di timing dei nutrienti facciamo riferimento a come vengono distribuiti i 3 macronutrienti, quindi carboidrati, grassi e proteine, all'interno della giornata, ossia concentrare i carbo tutti al mattino piuttosto che alla sera, le proteine dividerle uniformemente, eccetera. Abbiamo già fatto diversi video in merito, abbiamo visto come le proteine conviene dividerle in maniera uniforme nel corso della giornata, e concentrare un po' più di carboidrati nella peri-workout nutrition, quindi nel pasto pre, intra e post-workout, e un po' più di grassi lontano dalla peri-workout nutrition, quindi fare questo shift, ossia quando vado ad approcciarmi all'allenamento il mio corpo chiederà più carboidrati, quindi gli do più carboidrati, invece lontano dall'allenamento, quando sto a riposo, sfrutto quella finestra per dare un po' più di grassi. Ecco, in generale questa cosa non viene tanto curata, soprattutto c'è l'idea di abbondare tanto di carboidrati prima dell'allenamento. In realtà non importa tanto quanto carboidrati mangiate prima del vostro allenamento, cioè nel pasto precedente, perché le riserve di glicogeno hanno una sovracompensazione che va più o meno dalle 24 alle 48 ore, quindi interessa più che altro quanto state mangiando nel corso della giornata e quanto avete mangiato il giorno prima. Per cui non dovete caricare tanto il pasto prima dell'allenamento o i pasti prima dell'allenamento, ma da questo punto di vista basatevi su come rispondete meglio in palestra, ossia quanto efficacemente arrivate vuoti ma senza fame in palestra. Questa deve essere la combinazione: sono vuoto da un punto di vista gastrico, però al contempo non ho fame, non sono in ipoglicemia, quindi riesco ad avere performance. E se avete un intra workout con carboidrati, cosa che generalmente suggerisco, questa è una buona soluzione, perché arrivo vuoto, forse ho leggera famina, cioè sto un filo in ipoglicemia, però
inizio a sorseggiare carboidrati, quindi la glicemia si stabilizza, inizio ad allenarmi, riesco a mantenere la mia glicemia stabile per tutto l'allenamento, e questo è un best case scenario, quindi una situazione veramente veramente ideale. Ma se arrivo che sono ingolfato, anche se non me ne accorgo, però c'ho lo stomaco comunque pieno, l'intestino pieno, perché sto digerendo ancora il pasto che ho fatto perché è ricco di carboidrati, comunque questi carboidrati stanno ancora qua in pancia e non stanno nei nostri muscoli, quindi non sono presenti sotto forma di glicogeno muscolare, per cui in realtà non è granché utile. Per cui timing dei nutrienti, i carbo soprattutto nell'intra, ma soprattutto nel post workout e nel pre workout, giostratevi in base a come vi sentite con la pancia. Terzo errore, le fonti alimentari. Le fonti alimentari nel senso che si cura poco quello che viene digerito bene. Le persone fanno sempre delle scelte un po' come fazioni, ossia mangio soltanto riso e pollo, la pasta non la mangio perché contiene glutine, come fonti glucidiche o riso o patate, piuttosto che grassi soltanto burro di arachidi, piuttosto che olio evo, eccetera. Stessa cosa per le proteine, soltanto pollo e merluzzo. Ora, in realtà dobbiamo innanzitutto ampliare quella che è la nostra fonte. Ora, in realtà dobbiamo innanzitutto ampliare quella che è la nostra rosa dei nutrienti, rosa degli alimenti. Inglobiamo tanti alimenti ricchi soprattutto di micronutrienti, andiamo a inglobare il couscous piuttosto che il bulgur, piuttosto che tantissimi cereali come l'orzo e il farro, inglobiamo tante forme di verdure sia cotte che crude, andiamo ad inglobare tante forme di proteine, quindi anche le uova, piuttosto che il pollo free range, piuttosto che la carne grass fed, i derivati della carne che grass fed, ovviamente pesce, tante tipologie di pesce come può esserci il merluzzo, il salmone eccetera, e anche da un punto di vista di fonti di grassi cerchiamo di ampliare, quindi inseriamo l'avocado piuttosto che diverse forme di frutta secca, l'olio extravergine d'oliva eccetera. Ora, in questo panorama super ampio e basato sulla densità nutrizionale degli alimenti, quindi quanto sono ricchi di nutrienti soprattutto di microelementi, andiamo a scegliere quelli che ci fanno bene da un punto di vista gastrointestinale, quelli che riusciamo a digerire bene. Se digerite molto bene la pasta, anche se contiene glutine, va benissimo. Stessa cosa vale a dirsi per il couscous piuttosto che per il farro o l'avena, perché eliminarle soltanto perché non sono alimenti bro? Stessa cosa vale a dirsi per la carne rossa grass fed. La carne rossa in generale non è malvagia, anzi rispetto alla carne bianca, anche se grain fed, quindi sostanzialmente da allevamento intensivo, contiene un rapporto omega 3 e omega 6 molto più vantaggioso, ancora meglio logicamente se scegliamo una carne grass fed e possiamo includerla nel nostro piano alimentare, e sicuramente questa sarebbe un'ottima soluzione, andare a includere anche le uova piuttosto che il salmone. Stessa cosa per i derivati della carne, i latticini odiati e temuti da tutti quanti, se sono grass fed ma in generale se li digerite bene, quindi avete un'ottima predisposizione enzimatica, allora perché andarli ad eliminare? Non vi daranno sicuramente dei problemi. Il latte di soia, perché contiene fisoestrogeni, c'è il timore e tutto, ma la soia ha delle straordinarie proprietà anche da un punto di vista dell'impatto della colesterolemia. Insomma, non andate ad escludere alimenti. L'unica cosa che vi consiglio di escludere logicamente sono quelli che vengono identificati come junk food, ossia generalmente gli alimenti molto processati che hanno degli elementi da un punto di vista del profilo di acidi grassi piuttosto che il profilo dei saccaridi eccetera, che sono effettivamente dannosi, sono stati visti essere dannosi per la nostra salute. Allora logicamente, da professionista della salute quale sono, vi consiglio di andarli a ridurre. Ok, quarto punto, la paura degli estremi. Questa è una cosa che vedo spessissimo, paura di spingere in bulk, di ingrassare, e paura in cut di scendere troppo di calorie per non catabolizzare. Ora, parlando del bulk, il livello di BF che è fisiologico per l'uomo, uomo maschio ma anche donna, homo sapiens in generale, è molto più alto di quello che siamo abituati a vedere nel bodybuilding. Questo che cosa vuol dire? Che in bulk, quando spingete tanto e non vi si vede più l'addome, siete comunque verosimilmente in range di salute ottimali. Ovviamente per far tutto andate a controllare con delle analisi del sangue, andate a vedere come siete, se la sensibilità insulinica è buona, non ci sono parametri di infiammazione alta e comunque tutti i valori, quali l'emocromo completo, la colesterolemia, le transaminasi eccetera, sono nei range, allora non c'è motivo di preoccuparsi, logicamente se non avete MUS, SIDE eccetera. Di nuovo, perché difficilmente supererete allenandovi una BF che è comunque fisiologica. Per esempio per l'uomo arriva al 18%, per le donne al 25%, quindi stiamo parlando di BF che sono tendenzialmente abbastanza elevate e sono comunque considerate di salute, ok? Quindi in una fase di bulk non dico di raggiungere questi estremi, però comunque non abbiate paura di ingrassare un pochetto, perché il vostro corpo si orienterà automaticamente in un range ottimale, un set point di massa grassa che corrisponde a quello che è il vostro naturale, e in questo scenario riuscirà a costruire al meglio, ossia dovete ingrassare un pochetto per poter costruire massa muscolare in maniera efficace. Quindi non abbiate paura di spingere con le calorie, anche e soprattutto perché
allenandovi intensamente, la richiesta energetica è molto molto più alta di quello che credete, e faremo dei video in merito, o comunque andate a vedere il video su quanto spingersi in bulk. Per quanto riguarda il cut, voglio parlare logicamente di persone che sono pronte ad affrontare un cut vero e proprio, quindi sostanzialmente di andare a ricercare una condizione da gara. Ragazzi, scendete quanto è necessario scendere. Se non riuscite a raggiungere una certa BF, se avete ancora del grasso ostinato, se i fianchi non vanno ad abbattersi, avete degli accumuli localizzati che non vi permettono di raggiungere il tiraggio da gara, dovete chiudere la bocca, restringere le calorie e aumentare il cardio. Fine. Da questo non se ne esce, dovete creare un ulteriore deficit. Poi, una volta raggiunta questa BF, magari non vi apparirà quell'aspetto granitico e pieno perché i muscoli saranno vuoti, ci sarà un filo di acqua extracellulare perché sarete stressati, allora potete applicare una reverse, riempirvi e arrivare al meglio in condizione gara. Ma per scendere di BF dovete creare deficit. Punto. Fine. Non ci sono trick, non ci sono magie, non ci sono break diet, niente. Dovete continuare a scendere, aumentare il cardio. E ragazzi, si vedono spesso atleti anche molto pesanti che mangiano 1500 calorie e fanno 240 minuti di cardio a settimana e se allenano 6 volte su 7 in una situazione di preparazione gara. Quindi se atleti di un centinaio e passa chili hanno questo regime per arrivare a tirarsi, perché magari fisiologicamente hanno bisogno di spingere così tanto, voi dovreste fare altrettanto. Ok, l'ultimo punto, il quinto, riguarda la compliance alimentare. Vedo molte persone che forzano le proprie scelte alimentari senza riuscire a accettare la propria compliance, ossia accettare che la propria compliance è diversa da quelli che sono gli sforzi eroici oppure il comportamento di alcuni magari influencer, eccetera. Ho già fatto un video riguardo al fatto che il bodybuilding non è tutti, mi ci metto in mezzo. Ora, io se volessi forzarmi a mangiare perfettamente con una atleta di bodybuilding che si vuole preparare all'Olimpia, quindi rispettare tot pasti, lasciar perdere qualsiasi cosa che sto facendo perché è il momento in cui devo mangiare, mangiare quelle fonti eccetera, non fare assolutamente neanche un cheat meal, cercare di basare i viaggi, basare tutto quello che faccio la mia giornata sui pasti che devo fare eccetera, io non riuscirei a sostenerlo, cioè mi forzerei e non rispetterei quella che è la mia compliance. La mia compliance prevede una certa libertà nel numero dei pasti, in base a come sto organizzato, una certa libertà e una selezione di fonti più ampia, come ho detto prima, che comunque non toglie nulla a obiettivi agonistici, ma soprattutto anche l'inserimento di cheat e di momenti sociali in cui mangio liberamente, senza starmi ad ingolfare, senza stare a sbaccare, ma semplicemente liberamente per godermi il momento sociale. Quindi va accettata la propria compliance, e vedo molte persone che non lo fanno e cercano semplicemente di imitare quello che vedono. Così non va bene, cercate la vostra compliance e cercate un'alimentazione che potete sostenere per tutta la vostra vita, quindi un'alimentazione che vi permetta di educarvi da un punto di vista alimentare, quindi conoscere esattamente la ricchezza di quello che state mangiando o la povertà nel caso di alcuni alimenti, e di poter sostenere tutto quanto per un periodo molto lungo. Poi, se non avete mire agonistiche, il mio consiglio è quello di abbandonare anche la bilancia, quindi se siete agonisti, se dovete gareggiare, allora pesate il vostro cibo senza dover contare necessariamente i macros, ma pesate il vostro cibo. Nel momento in cui questo obiettivo scende, allora imparate anche a avere un'alimentazione sana, equilibrata, senza stare con la bilancia, senza dover pesare. Ragazzi, è molto più facile di quanto voi crediate. Questo è un po' tutto per quanto riguarda gli errori sull'alimentazione. Qualsiasi commento qua sotto sarò ben lieto di rispondere. Ragazzi, noi ci vediamo col prossimo video in cui parleremo degli errori principali nell'allenamento.